GT4 RS, la versione 2022, un vero sogno per gli appassionati. Immaginate di prendere una classica 718, di togliere il suo propulsore e di inserire in posizione centrale il propulsore più bello forse che c'è oggi sul mercato, uno dei più emozionanti, adrenalinici, potenti dell'intera produzione e della gamma Porsche. Parliamo del 6 cilindri boxer 4 litri da ben 500 cavalli, una potenza specifica altissima che deriva dall'ottimizzazione dell'intero pacchetto respiratorio di questo motore. Il risultato, una piccola bomba da usare in pista che nasce già con numerose appendici aerodinamiche pronte all'uso, dal frontale che aumenta la downforce anteriore del 25% al posteriore dove c'è una grande ala regolabile su tre posizioni. Ma andiamo al dettaglio del suo motore, delle curve di coppia e potenza che abbiamo qui realizzato sul banco a rulli di Romeo Ferraris per capire a fondo non solo quant'è la sua potenza ma anche e soprattutto come questa viene erogata sull'intero numero di giri e come viene erogata sull'arco di utilizzo. La modifica più importante che ha avuto questo motore quando è stato installato sulla GT3, la sorella di maggiore dimensioni, è stato quello della modifica delle teste. Le teste più rigide che si agganciano al telaio in modo diverso rendono il motore più solido al telaio, con vantaggi strutturali e della distribuzione dei pesi e della stabilità anche del retrotreno. Ecco, tutto questo viene trasformato e modificato sulla versione GT4 perché il motore non è più a sbalzo posteriori come tutte le 911 della storia, ma bensì in posizione centrale, quindi più vicino a come viene impostata un'auto da corsa. Per quanto sul GT3 ricordiamo non è a sbalzo come le altre, ma c'è stata una rotazione che lo tiene un po' più centrale di una 911 classica. Detto questo, andiamo alla curva di coppia e di potenza. La potenza dichiarata è di 500 cavalli, quella rilevata qui sul banco è di 494. Piccolissime variazioni di questo tipo possono dipendere da fattori come l'umidità, la pressione, la temperatura dell'aria e soprattutto la benzina utilizzata. In questo caso con la 95 ottani il risultato è di 494 cavalli. Questo fa pensare che con la 98 o la 100 si superino agevolmente e anche se di poco probabilmente i 500 cavalli dichiarati. Guardando le curve di coppia e potenza possiamo notare in primis la curva di coppia. Una curva di coppia che è relativamente rettilinea significa un'ottima gestione termodinamica ma soprattutto fluidodinamica della testa. Si riesce ad ottenere un riempimento della camera di scoppio ottimale anche ai medi e bassi regimi, cosa non facile con un motore che arriva a circa 9000 giri. Vediamo il taglio del limitatore circa quota 8,7 e la potenza massima che praticamente inizia ad arrivare dagli 8 fino agli 8500 giri in modo quasi costante. Ecco, questo dato è importante perché un motore che è ottimizzato per respirare a 8000 giri di solito ha qualche lacuna o qualche mancanza di coppia in zona 3000. Invece l'ottimizzazione della curva di coppia porta il suo massimo esattamente a 6000 giri, viene poi a scendere sia prima sia dopo i 6000 giri. Ricordiamo che la potenza altro non è che la coppia moltiplicata per il relativo numero di giri, quindi ovviamente la potenza che troviamo a 5000 giri è data dal valore di coppia a 5000 giri, che è circa 420 Nm per i 5000 giri stessi. Ovviamente il dato poi va convertito con le unità di misura del sistema internazionale. Dal punto di vista dell'andamento è bello sottolineare come la coppia che noi troviamo a regime di potenza massima circa 8300 giri, che è di 420 Nm, è la stessa identica coppia che ritroviamo a 4800 giri.
Quindi a 4008 abbiamo la stessa coppia, la stessa capacità di respirazione del motore che abbiamo a 8.2. Un dato importante questo, perché fa capire quanto è stata ottimizzata la camera di scoppio e la pressione media effettiva, che altro non è che la coppia. Quindi la capacità di riempire il cilindro in un certo numero di giri con la velocità del flusso più bassa, un incrocio minore che penalizza quindi il riempimento, è comunque ottimale ad entrambi i numeri di giri. L'ottimizzazione ovviamente l'abbiamo a 6.000 giri. L'andamento della potenza risultante è molto lineare, è una classica curva da motore aspirato, dove continuamente all'aumentare dei giri c'è sempre l'aumento della potenza. Ovviamente quando parliamo di motore aspirato classico, intendiamo classico dal punto di vista delle alte prestazioni o motore quasi da corsa, quindi con incrocio e diagramma di distribuzione delle valvole molto spinto, forte incrocio, che porta quindi una continua crescita della potenza all'aumentare del numero di giri. Interessante notare anche un aspetto come a soli 3.000 giri la coppia effettiva sia già di circa 390 Nm, che si traduce su strada in erogazione, prontezza del motore. Basti pensare che comunque la potenza che noi otteniamo a 3.000 giri è già di 170 cavalli, quindi 170 cavalli in full gas a circa 3.000 giri. Continueremo il racconto del GT4 RS col nostro test in pista, dove cercheremo di far evidenziare tutta la parte dinamica e soprattutto reattiva, il comportamento della risposta dello sterzo di sospensione in circuito, ma ricordiamo infine anche il prezzo, che è di 147.195 euro, un prezzo non banale che nel nostro caso si arricchisce da alcune componenti in carbonio e dal pacchetto sedili, che fa sì che il prezzo superi facilmente le 150.000 euro. We'll be right back.